Fronte compatto, quello dei sindaci metropolitani che si sono riuniti venerdì 7 luglio a Palazzo Zimbardi per affrontare la difficile situazione di bilancio. Devo dire che sono molto contento che gli altri sindaci, con un atteggiamento molto costruttivo, hanno preso atto del fatto che i bilanci li hanno già chiusi e quindi si cercherà di favorire chi non ha chiuso, in particolare Milano. Però ripeto, al di là della generosità degli altri sindaci, il tema è strutturale. Se il governo va avanti, come ormai tutti noi pensiamo, e quindi se va avanti fino alla primavera, a questo punto, voglio dirlo senza se e senza ma, ha il dovere di rimettere mano alla riforma del Rio. Abbiamo la necessità di definire quelle che sono le funzioni della città metropolitana, che è un ente di secondo livello e che ancora oggi non riesce a svolgere la propria funzione, che è una funzione necessaria allo sviluppo del nostro paese. Abbiamo avuto solo un esempio positivo, che è stato il patto delle città metropolitane, che ha dato la possibilità ai sindaci di tutte le aree metropolitane di stare insieme, di salire una volta per tutti sul campanile delle proprie città e di guardare l'orizzonte, di guardare al futuro della propria comunità. I sindaci sono stati tutti uniti nel giungere a delle conclusioni, cioè anzitutto quello di dare alle città metropolitane un equilibrio economico, gestionale che sia strutturale. Chiedere al governo un incontro urgente per completare la riforma del Rio su alcuni punti come l'autonomia fiscale e come la necessità di considerare le città metropolitane davvero degli enti nuovi e non una sorta di prolungamento delle vecchie province. Oggi è stata una giornata molto importante, ancora una volta i sindaci hanno dimostrato di avere il senso delle istituzioni, una grande forma di collaborazione e la volontà di costruire risposte più in linea con le domande dei cittadini e delle cittadine. E mi sembra che certificare l'esistenza e l'importanza delle città metropolitane nel quadro complessivo della crescita, della ricchezza, della competitività e anche dell'inclusione e della distribuzione delle ricchezze tra i cittadini sia la cosa più importante. Per me oggi a Milano i sindaci delle città metropolitane hanno scritto un bel momento della politica istituzionale.